questa qua sarà una provincia completamente paralizzata se non prenderanno un impegno serio per salvare questa provincia. 33 scuole su 33 da chiudere perché mancano i certificati di agibilità, perché senza luce o senza riscaldamenti. È drammatica la situazione degli istituti scolastici del Vibonese e non va meglio sulle strade, oltre 400 i chilometri da interdire al traffico. Senza soldi la provincia di Vibo Valentia è paralizzata. Un grido d'allarme lanciato anche questa mattina dal presidente della provincia Andrea Niglia durante l'assemblea dei lavoratori. In nessuna scuola ha il certificato di agibilità. Poi ho richiesto scuola per scuola che mi diano una scheda per vedere il perché non si è arrivata alla certificazione di agibilità, che cosa manca per poterla fare nell'immediatezza prima dell'apertura dell'anno scolastico, diciamo che sarà il 14 di settembre. E per quanto riguarda le strade è stata già fatta una relazione tecnica, sono compromessi circa 450 km di strada, manca tutto, quindi non sappiamo come partire, ma manca tutto già alla sede provinciale, figuriamoci poi quello che può mancare all'esterno. Visi tesi, tesissimi, la rabbia che a tratti esplode, la rabbia di chi da 6 mesi non percepisce lo stipendio. 130 padri e madri di famiglia che da 2 anni vivono nel limbo. Ormai stiamo prendendo la decisione, abbiamo avanzato la decisione che si sta prendendo. Di quanti soldi ha bisogno la provincia di Vibo Valentia per ripartire? Ad oggi, di un intervento immediato, possiamo solo dire che può ripartire con 25 milioni, dove 15 milioni andranno a riparare, diciamo, il disequilibrio che abbiamo per gli anni pregressi, per i 3 anni di disequilibrio che abbiamo di circa 5 milioni di euro all'anno, e poi 10 milioni per poter ripartire. Una seduta lampo, giusto il tempo di fare il punto con i dipendenti e poi di corsa a Catanzaro per il previsto incontro alla cittadella con il governatore. Chiedo supporto affinché lui mi aiuti insieme al prefetto di Valentia, insieme al ministro dell'interno, al ministro dell'economia, al presidente del consiglio dei ministri, diciamo al governo, affinché si trovi una soluzione per la provincia di Vibo. Dall'opposizione vengono chieste con forza le dimissioni, ma il presidente non intende lasciare. L'arrivo di un commissario, dice Niglia, non farebbe altro che aggravare la situazione dell'ente in dissesto. Cristina Iannuzzi per l'ACNews 24.